grande privilegio è stare in mezzo a tutte le persone che fanno parte di questo viaggio. La cosa per me che ho imparato proprio oggi è perché mi sentivo molto lumaca e c'è stato un momento in cui pensavo di quasi dover rinunciare a continuare, è stato un momento duro, però una piccola pausa ho ritrovato le energie per continuare. E questa roba di essere la lumaca nel viaggio, secondo me, ti dà un respiro molto grande a quello che è questo progetto, perché se non ci sono solo persone che sono in grado di camminare spediti, diciamo rimane una nicchia molto interessante, affascinante, ma che forse, come diceva Simone Moro poco tempo fa, ci sono poche persone che poi ascoltano le ricchezze di questa nicchia. Invece, avendo dentro anche delle persone che faticano a stare al passo, ti dà la misura di dove vuole arrivare questo progetto, che vuole arrivare, cioè che la montagna diventa qualcosa non solo per gli alpinisti ma anche per altre persone. Quindi per me è un'enorme scoperta, è un'enorme lezione di vita, soprattutto oggi, che è stato molto più faticoso di qualsiasi delle altre ieri e le giornate dell'anno scorso.